This Innovation Park di Bolzano, ancora una volta protagonista quando si parla di innovazione in ambito energetico e tutela ambientale. O meglio sarebbe dire che i protagonisti sono loro, 20 studenti universitari che hanno partecipato all'edizione 2015 del concorso di idee EnerTour for Students. In collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, ACRI e il Ministero dell'Ambiente, il TIS ha messo in palio un soggiorno di 3 giorni in Alto Adige per scoprire da vicino le eccellenze quando si parla di utilizzo sostenibile delle fonti energetiche. Sono contenta e come mi aspettavo è un'esperienza che non puoi vivere studiando in università e basta, ti dà un bagaglio culturale in più. Il progetto è sicuramente positivo, ci stanno insegnando molte cose, quindi dal punto di vista didattico voto 10, veramente un bel progetto. 113 partecipanti quest'anno rispetto ai 48 dell'anno precedente, 278 coloro che hanno deciso di presentare le loro idee nelle 4 edizioni di EnerTour for Students. Un successo in continua crescita che ha portato gli organizzatori ad aprire il concorso a tutte le facoltà universitarie e non più solo a quelle tecnico-scientifiche. Confrontarci tra di noi soprattutto, ho conosciuto molta gente che è interessata ai temi ai quali sono interessato anch'io, che è quello energetico. E anche nei pullman, nei viaggi, in albergo, in qualsiasi tavola, parliamo di queste cose. È sicuramente un'opportunità importantissima. Questa esperienza mi ha permesso di vedere da vicino cose che finora ho solo teoricamente studiato sui libri e mi ha permesso di aprire gli occhi e poter guardare al futuro, alle opportunità che può riservarmi la facoltà che sto facendo. Tra le opportunità offerte da EnerTour for Students, anche quella di ascoltare dalla voce di un esperto in tema di tutela ambientale e rispetto del mondo che ci circonda le ultime novità di questo importante settore. In un'attenta analisi del presente e guardando alle sfide future, Gianni Silvestrini ha calamitato l'attenzione non solo dei partecipanti ad EnerTour for Students, sottolineando l'importanza di un progetto come quello promosso dal TIS. Una esperienza come quella di EnerTour sicuramente va in questa direzione, cercare di sollecitare la fantasia, l'innovazione, l'impegno dei giovani in quello che sarà la più importante sfida che l'umanità dovrà affrontare in questo secolo, quella appunto di evitare conseguenze irreversibili dei cambiamenti climatici. La provincia di Bolzano è sempre stata considerata un po' prima della classe, quindi non stupisce, è nata qui Casa Clima, venendo visto l'autobus a idrogeno, quindi c'è da sperare che ci sia una fuga in avanti che consenta di far capire che certi percorsi si possono effettivamente praticare. Investire nelle nuove generazioni, negli esperti ambientali del domani, è una delle grandi sfide da raccogliere e vincere. Sono proprio i giovani, gli studenti, ma anche i ricercatori che portano nuove idee verso il nostro territorio. Come per ogni concorso che si rispetti, cerimonia di premiazione in grande stile. Spingere i giovani e aiutarli proiettati verso il futuro. Questo servizio che noi offriamo, questa beneficenza che noi diamo ai giovani, deve favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. I 20 migliori progetti del concorso dell'edizione 2015 di EnerTour for Students sono stati illustrati alla presenza dei vertici degli enti coinvolti nel progetto che ha visto ancora una volta il TIS e la provincia di Bolzano in primo piano per quello che riguarda la tutela dell'ambiente. Progetti di questi studenti universitari sono innanzitutto un esempio di creatività applicata a problemi normali e quindi ci danno la visione del futuro. Grazie al successo dell'edizione 2015 EnerTour for Students si prepara a replicare anche nel 2016.